all'amministrazione comunale ci dovete creare problemi, a noi, all'amministrazione nostra. Ma voi state belli seduti dietro una scrivania per venire in mente dei capo, sai che oggi voglio cambiare la pureta, non so che si può fare. Cioè non è così, qui stiamo parlando di persone, di studenti, di anziani, mettetelo bene in testa, non parliamo solamente di bus e di strade. Strade che verranno bloccate automaticamente dai bus, perché questo grafo rete è fatto male. Non si può iniziare con un grafo rete del genere. Va assolutamente modificato se volete cambiare le cose. Chiuso. Il collegamento col centro storico è ampiamente, secondo me, meglio assicurato di prima, perché pur diminuendo la capillarità, no, dei percorsi dei circolari, aumenta praticamente la frequenza, quindi magari bisogna fare qualche decine di metri di più, ma c'è un servizio secondo me senz'altro più efficiente. Quindi tutte le circolari A, B e le linee esterne comunque sia o vanno direttamente al Sagrario o al massimo si fermano praticamente, diciamo così, perché lì c'è il passaggio a livello a piazzale o a piazzale Gramsci. Credo che a me è sembrata una buona idea da verificare. Verifichiamo, io a questa cosa ci credo, insomma, che il centro storico possa avere maggiore servizio rispetto a prima. Come ragionamento l'abbiamo fatto? Continuare con i 300 passaggi di Pullman su via Bartoli era una cosa, anche dal punto di vista di inquinamento atmosferico, insostenibile, 300 passaggi al giorno di Pullman, che io stesso quando ero all'opposizione non mi rendevo conto di questa frequenza, che è impressionante. Sono mutui, no? O l'organizzazione del patrimonio immobiliare. Allora, per quanto riguarda le strade, l'organizzazione del patrimonio immobiliare, stanno vedendo come va, non si vende niente sostanzialmente, non si riesce neanche a affittare. Uno. Per quanto riguarda Francigena, secondo me c'è da sperimentare l'altro segmento, che è quello o l'alienazione delle farmacie, dove io ricontinuo a ripetere, può essere una soluzione, oppure l'altra, che è ancora più attuabile, quella di patrimonializzare praticamente l'attuale sede di Francigena. Oh, però io non le rimbalzo, poi le rimbalzo anche dei consiglieri di maggioranza, insomma sono scelte di consiglio. Allora l'assessore mi può insegnare moltissimo, no, perché io ho fatto l'assessore stavolta per 3 anni, tu l'hai fatto molto più di me, peraltro il settore. Scusi assessore, una domanda, ma fino a qualche anno fa, quando sono stati comprati i bus e moto, quale delle due opzioni è stata utilizzata? C'erano finanziamenti. Allora, quelli stanno nel finanziamento del Ministero dell'Ambiente per finanziare i bus elettrici. Ho capito, ma cerchiamo rispetto a 5 anni fa, o 5 anni fa, il bus è comprato, il bus no, facciamo sempre il Codola che è più vicino o altre ditte. Ah sì, ma questo modo l'hanno fatto. Loro come fanno a prendere gli altri? Non ve lo so dire, però sono io a cercare di spiegarmi razionalmente come quali sono le soluzioni economiche per poter... Lei ha ragione, però le dico, come ha detto giustamente lei, che non è la sua responsabilità. No, l'investimento immobiliare, tra virgolette, dell'azienda non è né responsabilità sua né responsabilità dell'ingegnere, che se no dici sono certi. Come dice l'attuale sindaco di Capanica, ogni scelta ne uccide un'altra. Certo. Se andiamo a Roma non potremo andare a Napoli. Sono 3 anni e mezzo che la sua maggioranza si ostina a dirci che vendete la farmacia della Quercia, lo state tutti diciamo che non è possibile, e con il ricavato ci comprate il pullman. Dopo 3 anni e mezzo non avete venduto la farmacia, e io nemmeno voglio entrare se ci sono gerente gestionale che non conosco l'autobus e so vecchi, no, magari con la forma bucata. È evidente, secondo me, e questo, guarda, anche a me che ho preso il pullman negli ultimi 10 anni da Francigena, una volta sola, a Bagnaia e Viterbo, mi sono reso conto da solo che quel grafo di rete, che può essere il migliore del mondo, onestamente hanno ragione loro, non reggerà all'urto di una nuova programmazione, cioè il patrimonio creato non regge a quella cosa, perché la circolare con ogni 15 minuti passa, io regge prima col vecchio, regge con non lo devo spiegare assessore che significa fare una circolare ogni 15 minuti e basare tutto su ogni ora, su ogni 15 minuti, è un'altra frequenza, un'altra cosa. Che significa invece un patrimonio che non si ferma mai, se ne ferma uno, non è che per passare ogni 15 minuti.